Le letture ci portano a riflettere sulle calunnie, le maldicenze e tutto quello che si riversa su chi annuncia la parola di Dio con franchezza, con schiettezza, diciamo senza fare sconti di nessun tipo. Andiamo dalla prima lettura in cui è il profeta Geremia che mostra l'azione dei calunniatori che in qualche modo se la prendono direttamente con il profeta, e arriviamo fino al Vangelo in cui Gesù esorta i propri discepoli a non avere paura di quello che diranno gli uomini, perché non è quello ciò a cui bisogna guardare. Ecco, questa immagine ci aiuta a riflettere anche da un punto di vista pedagogico, da un punto di vista educativo, su una questione che ritengo particolarmente importante, particolarmente significativa. Oggi come oggi, nel mondo in cui viviamo, ci sono alcuni leitmotiv della cultura dominante che vengono espressi con una sorta di pensiero che è politicamente corretto. In fondo, quando si sente dire che, vabbè, l'affettività, la sessualità vanno vissute come un gioco e bisogna anche fare l'educazione sessuale per i ragazzi nelle scuole in modo che possano giocare in sicurezza con la loro sessualità, rispettando l'orientamento sessuale di ciascuno, che in realtà è una specie di preferenza, così come dire quello a cui piace il gelato alla fragola, quello che invece lo preferisce al limone, no? In altri campi ci sono, si parla dell'aborto come di un diritto, ma si parla anche di tante questioni di tipo sociale, di tipo politico, su cui c'è un politically correct, un pensiero dominante abbastanza saldamente strutturato, e tutte le volte che facciamo un intervento di tipo educativo anche nella scuola andiamo ad incrociare questo pensiero unico o che tale vorrebbe presentarsi. Ecco che proprio di fronte a questo coro del politicamente corretto l'educatore, l'insegnante è chiamato ad essere una voce fuori dal coro, è chiamato ad essere la voce di un pensiero critico che aiuta le persone a riflettere con la propria testa, a riflettere con la propria testa anche indipendentemente da questo pensiero dominante, giudicandolo, valutandolo, senza farsene dominare. Ecco che allora potrà accadere che l'educatore e l'insegnante, che non ha un accondiscendente ossequio per il politically correct, venga poi a sua volta criticato dai benpensanti di oggi, così come c'erano i farisei al tempo di Gesù, che in nome di questo politicamente corretto criticheranno l'operato dell'educatore, l'operato dell'insegnante. Ma di questo, sinceramente, ce ne faremo una ragione.